In Italia la crisi in pochi anni ha costretto molte aziende a chiudere, ma ha anche portato a rivedere il concetto di economia e di utile. Sempre più imprese, infatti, si stanno muovendo in senso sociale, destinando gli utili a progetti benefici e creando solidarietà. Paola D'Angelo ha intervistato i protagonisti di questo nuovo corso, persone convinte che è possibile coniugare mercato e rispetto della persona. Lavoravo come un disperato, come credo che lavorano tutti gli imprenditori, no? Per me era massimizzare tutte le cose di modo da potersi avere un gran guadagno. Più guadagnavo e più, diciamo, avrei fatto felice mia moglie, no? Perché nel frattempo mi ero anche sposato. Che cosa era successo però? Che a un certo punto io partivo il mattino presto, ritornavo la sera tardissimo, magari anche molto stanco, dopo aver fatto una montagna di chilometri per contattare i miei lavori, e lei un giorno mi disse di punto in bianco: ma tu hai sposato me o hai sposato l'azienda? Racconta di sé con semplicità e concretezza tutte trentine Pietro Comper, da operaio a cottimo e imprenditore di se stesso, fino ad avvertire la necessità di una svolta per la sua impresa. Dovevo fare una scelta, allora ho deciso di vendere l'azienda e di ricominciare in un modo diverso. E lì difatti è stato così. Nel frattempo ho conosciuto un modo diverso di gestire le aziende, che sarebbe puntare non più sul denaro, ma puntare sull'uomo, sui rapporti. Oggi l'azienda di Pietro Comper dà lavoro a una ventina di persone. Produce porte e serramenti per privati e anche chiusure industriali con prodotti fuori standard per l'Acquario di Genova o il Museo degli Uffizi. Ma la novità più significativa della sua impresa è proprio nel modo di lavorare, che punta non più solo al profitto, ma alla qualità del lavoro e dei rapporti in azienda. Uno spirito che accomuna oggi diverse imprese che hanno fatto loro una sfida. È possibile una gestione d'impresa che non miri solo a massimizzare il profitto, ma che metta la persona al centro? L'economia di comunione nasce da un'intuizione di Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari, che di fronte alle devastanti disuguaglianze nel mondo propone una rivoluzione agli imprenditori, quella di mettere alla radice della loro attività una cultura del dare, che ribalta il movente dell'agire economico. Tra quelli che hanno accettato la sfida, Livio Bertola, un'impresa familiare nel campo dei prodotti galvanici in Piemonte. L'economia di comunione nasce dal fatto che ci sono anche degli imprenditori che non accettano più questa disuguaglianza, questa ingiustizia sociale. Allora, nel loro piccolo, senza pretese, cominciando sottoscritto, un po' di anni fa, quando ho saputo di questa proposta economica dell'economia di comunione, questa nuova proposta, ho detto: beh, vogliamo provarci. Allora ci siamo incamminati pian pianino, personalmente, poi ho cercato di coinvolgere i miei collaboratori, la mia famiglia e anche i dipendenti su questa strada. Concretamente, questo significa dividere gli utili dell'impresa in tre parti. Una parte viene reinvestita nell'impresa per migliorarla e adeguarla sempre più alla legislazione e agli standard previsti. Una viene impiegata per la formazione e la terza è destinata agli indigenti o a nascenti realtà produttive dell'economia di comunione. In Italia sono circa 200 le imprese essenzialmente piccole e medie che si muovono in questa prospettiva, collegate fra loro, dall'impiantistica per lo sfruttamento di energie alternative alla commercializzazione di prodotti meccanici ad alta tecnologia, dall'impresa edile di Ragusa al poliambulatorio vicino Firenze. Lavoriamo da 10 anni, soprattutto con una particolare attenzione a quelli che sono gli impianti per l'energia rinnovabile e quindi riscaldamento, raffrescamento, produzione insomma di energia, con un particolare sguardo a quelle che sono l'energia solare, l'energia geotermica, l'energia fotovoltaica. Ci occupiamo di costruzioni, abbiamo avviato una esperienza nuova, cioè ora mi sto riscoprendo imprenditore proprio in questi ultimi anni. Il momento certamente è abbastanza critico, però ci accorgiamo che il nuovo stile, questo stile insomma che noi abbiamo abbracciato, che abbiamo sposato, ci sta aiutando anche a entrare meglio in un mercato che sembra attenda un nuovo modo di fare impresa. Ci sembra che oggi la medicina ha proprio bisogno di questa attenzione alla persona, di questa attenzione al civile, al bene comune, perché
ci sembra che con tutti i problemi che ci sono nella sanità è proprio importante che le persone sentano la fiducia e abbiano la certezza che non si sta lucrando sulla loro salute. Quindi vediamo che nel campo nostro è ancora più urgente coniugare, diciamo, la cura con anche un certo stile di approccio economico, che sono poi i valori quelli portati dall'economia di comunione. Su più vasta scala si muove il Consorzio Tassano, una realtà partita dal territorio ligure. Cominciato come laboratorio di elettrodomestici, creato per dare opportunità di lavoro, è diventato prima una cooperativa, poi consorzio di cooperative. Oggi è una rete di consorzi che dà lavoro a 1.800 persone. Noi, da un incontro con la Caritas Diocesana di Chiavari, abbiamo aperto un laboratorio protetto, un laboratorio che produce, dove sono inserite attualmente sulle 100-130 persone che provengono dal disagio sociale. Producevamo jacket per subacquei con una ditta che fa questo lavoro, giubbe di salvataggio, facciamo filtri per macchine. Noi cerchiamo sempre di trovare dei lavori che adatti ai nostri ragazzi. L'ultima nata è questa qui che vedete, è una piattaforma alimentare. Da qualche anno c'è un luogo dove questa rete di imprenditori può ritrovarsi, il Polo Lionello Bonfanti, sorto allo piano vicino Firenze, col contributo di 5.700 azionisti dell'economia di comunione, che costituisce per loro un punto di riferimento. È anche un luogo di formazione di giovani o di tutti quelli che vogliono comprendere cos'è la cultura del dare che informa questo agire economico. Non mancano, come per tutte le imprese, momenti difficili, ma è forse proprio nei momenti di crisi che queste aziende esprimono linee originali. Nel 2009 noi ci siamo trovati con il 45% in meno del fatturato, e questo naturalmente per una ditta di 53 persone poneva subito dei problemi molto grossi, 53 famiglie, no? E allora ci siamo chiesti cosa possiamo fare noi, prima di tutto come soci della ditta, e poi come possiamo insieme ai nostri collaboratori affrontare questa difficoltà. Ci siamo tagliati gli stipendi noi come soci, abbiamo chiesto ai nostri collaboratori e abbiamo proposto un contratto di solidarietà. Significava stare a casa un giorno e mezzo alla settimana, ricevere il 30% in meno dello stipendio per poter salvare 9 posti di lavoro che avremmo dovuto tagliare. La situazione è poi migliorata. La crisi porta anche un senso di non solo fallimento economico, ma anche un fallimento come idee imprenditoriali. E questo luogo può rappresentare un seme di speranza, con la semplicità dello stare, dell'affrontare i problemi insieme, del capire che una strada anche innovativa ci può essere se ci mettiamo in rete, se ci confrontiamo, se siamo aperti al dialogo, se mettiamo in comunione anche le difficoltà, oltre che le gioie e i successi che ciascuno di noi può avere.